Noi, come comunità di Vignano Camino, in particolare il sottoscritto, stiamo dimostrando al territorio con questo atto l'importanza che per noi rivestono le politiche sui rifiuti. Con la sottoscrizione di questo impegno che noi prendiamo ufficialmente e soprattutto con la delibera di consiglio che porteremo al prossimo consiglio comunale Udine, perché noi andremo a sancire in maniera ufficiale, mi auguro, la concordia di un intero consiglio comunale su una politica, che è quella, la politica di immaginare il concetto di rifiuti in maniera diversa, quello di cominciare a ragionare sul rifiuto come una risorsa e non soltanto con un costo. Io l'avevo già accennato durante il periodo preelettorale, la mia concittadina. Adesso andrò a leggere l'impegno che noi ci andiamo a prendere. Soltanto due cose. Questo non nasce soltanto per i problemi della discarica di Viano, che ormai sono noti a tutta la comunità. Io continuo a dimostrare alla mia comunità e alle altre comunità delle zone di Lido che non soltanto il mio disappunto verso questa realtà, ma l'impegno che io prendo è un impegno diverso, non è soltanto l'impegno di dire no rispetto alla discarica, ma cerchiamo anche di andare avanti, immaginiamo anche di assumerci le responsabilità su quello che è la logica dei rifiuti. Per primi rimbocchiamoci le maniche, per primi dimostriamo ai cittadini che l'amministrazione comunale cambia mentalità e di conseguenza i cittadini devono approcciarsi a questo cambio di mentalità. Quest'atto per noi è una grossa sfida, perché rispetto alla consuetudine del Comitato Rifiuti Zero, io ringrazio per essere qui oggi, per aver accolto il nostro invito, per aver condiviso il nostro modo di approcciarci rispetto alla politica dei rifiuti. C'è una clausola che per me è un grande stimolo, perché quest'atto si accoglie con riserva. La riserva è quella di dimostrare alla cittadinanza che l'impegno che noi prendiamo per quanto riguarda la politica dei rifiuti, in particolare la raccolta differenziata e informatizzata che a breve andremo a realizzare sul nostro territorio, è una realtà di un progetto pilota. Non stiamo scommettendo come amministrazione comunale su quell'immagine, su quella prospettiva, su quel futuro della logica dei rifiuti, e al nostro fianco c'è anche questa forma di scommessa da parte del Comitato Rifiuti Zero di Riano. Quindi io li ringrazio per questo, perché hanno dimostrato lungimiranza, hanno dimostrato che al di là dei percorsi quello che è fondamentale è la finalità. La finalità è quello di far capire ai nostri concittadini, primo, il rifiuto non è soltanto un costo, ma per voi dovrà diventare un bene, dovrà diventare una risorsa. Secondo, se si differenzia, viviamo in un paese diverso, pulito, in cui ogni cittadino capirà che quello che è fondamentale non è soltanto l'oggi, ma è domani. Noi prima abbiamo riunito i ragazzi di Vignano che si sono messi in evidenza per quanto riguarda lo studio. Con la differenziata noi intraprendiamo un percorso finalizzato anche a quelle generazioni, perché se oggi facciamo un investimento culturale su quello che è la logica del rifiuto, stiamo facendo un investimento non soltanto su quello che è il rifiuto domani mattina o la pulizia o il decoro urbano del paese domani mattina, ma stiamo facendo un investimento sulle future generazioni che verranno dopo di noi. Perché se noi siamo nelle condizioni di lasciare un paese pulito, con delle regole, con un approccio diverso, sicuramente chi ne potrà beneficiare saranno proprio loro. Allora, con questo atto di impegno noi andiamo a sottoscrivere una serie di impegni che sono significativi, che sono veramente uno stimolo per l'amministrazione comunale di Vignano Camino, perché noi stiamo sottoscrivendo un atto in cui, primo, come vi ho già detto, noi cambiamo mentalità, e se la cambiamo noi la cambiate anche voi, cari concittadini. Secondo, noi diciamo che per quanto riguarda la nettezza urbana ci dovrà essere un'applicazione diversa da quella che è stata oggi. Si passerà dalla TARSU, per la logica della nettezza urbana soltanto sugli immobili, alla TAR, perché si contestualizzerà a quello che è l'individuo e non soltanto a quello che è l'immobile fisico. Poi ci sarà una serie di fattori pregnanti che noi intendiamo portare avanti. E poi c'è un impegno che è un impegno molto sostanziale e che è un impegno che il Comitato Rifiuti Zero porta avanti oramai da anni, perché vedete, in questo periodo, da quando c'è il problema della discarica di Riano, stanno sorgendo comitati.
la fortuna mia e la garanzia vostra è quella che stiamo facendo un percorso con una realtà che è nata prima, che ha una storia dietro, che ha un comitato scientifico dietro incredibile alle spalle e che soprattutto è in grado di dimostrarci che non è che stanno certificando alla cieca quello che è il nostro impegno. Loro ci stanno stimolando maggiormente dicendo: noi accogliamo questo impegno con la riserva che voi siete un progetto nuovo e questo progetto nuovo voi dovrete sperimentarlo. E se andrà bene, la vostra garanzia sarà anche la nostra garanzia di credibilità. Allora io vi ringrazio, perché in questo momento è facile dire no ai rifiuti. Io l'ho sentito dire anche dai miei concittadini, l'ho sentito dire anche da altri amministratori locali, però io in conferenza di sindaci l'ho detto chiaramente, che un'amministrazione seria deve essere un'amministrazione lungimirante, che non vuol dire soltanto la discarica, ma si deve impegnare a prendere impegni formali per dimostrare alla cittadinanza che il no deve essere funzionale a un percorso diverso, perché altrimenti stiamo soltanto facendo la politica dei rinvii, la politica in cui un sindaco, un amministratore locale dice va bene tutto.